Secondo lei, sarà possibile istituire una commissione di genere che possa collaborare in ambito decisionale con i diversi settori operativi dell'amministrazione comunale per una città realmente accessibile? Ma credo che la prospettiva di genere sia sempre più fondamentale in tutti i settori nei quali ci troviamo ad operare, quindi non di meno in quello che riguarda l'urbanistica, i lavori pubblici e tra l'altro fortunatamente è anche aumentata la consapevolezza di quanto sia necessaria questa prospettiva e questo approccio. Del resto, progettare uno spazio significa decidere insieme come organizzare la convivenza tra le persone, quindi non possiamo non tener conto di quello che è il contributo e l'approccio femminile all'abitare lo spazio. Perché e come dovremmo acquisire maggiori conoscenze sulle questioni urbane per poter effettivamente attivare azioni di rigenerazione urbana? I think the task of the future for cities is really to create a resilient structure and an urban fabric that is fitted to the everyday needs of people. And I'm deeply convinced that to judge the quality of everyday life, you have really to be attentive that people are different and that they have different needs, and that you have to be very sensitive and to really look very on a systematic way on the different social roles and everyday patterns of people. And I think that is really the scale of quality to judge how we have to do our planning professional business. Quale rapporto potrà instaurarsi nel futuro tra pianificazione e progetto? La situazione attuale, insomma, di una crisi ormai strutturale che quindi impone un cambiamento epocale di tutto, fa sì che per certi versi i piani debbano diventare, come dire, più operativi in un tempo breve, e che i progetti, quindi ciò che operativamente lavora sulla città, abbiano al loro interno una strategia di più lunga durata, nel senso che anche piccoli interventi di progettazione, se ben fatti e se fatti all'interno di un disegno più complessivo, questi progetti hanno al loro interno e dovranno avere una sorta di strategia di più lunga durata. Cosa significa oggi per una donna scegliere la professione di architetto ingegnere? Sarà ancora una professione del futuro? Diciamo che gli architetti e gli ingegneri donne sono il futuro della professione. Abbiamo un incremento di iscrizioni agli albi professionali sempre maggiore, lo testimoniano anche le iscrizioni all'università, che laurea circa il 70% di giovani professioniste. Questo garantirà anche il superamento di una diffidenza che oggi purtroppo registriamo. Il programma è quale? Potrà contribuire all'innovazione della nostra professione anche al femminile? Certamente la risposta è senz'altro affermativa. In una stagione in cui la nostra professione, in quasi tutte le sue declinazioni, da quelle urbanistiche a quelle più squisitamente edilizie, sta vivendo una stagione di profonda crisi, determinata sia da fattori esterni che da fattori interni. In qualche misura è messa a dura prova la nostra identità di architetti all'interno della società. In una situazione così critica, come dicevo, la messa in discussione delle modalità e del ruolo della nostra attività può senz'altro accogliere forme diverse, più profonde, più radicali, quali quelle appunto legate al gender mainstreaming. Da questo punto di vista, l'obbligo etico-morale, istituzionale degli ordini professionali ci consente di accogliere e di promuovere, in qualche misura anche di tutelare e difendere, nuove forme di attività, di aggregazione, di lavoro, tali che possano rispondere alle articolazioni sociali ma anche professionali.